Ragazzi, cioè qua stanno diventando sempre più difficili le cose, cioè è una cosa impressionante e sinceramente mi trovo in difficoltà nel commentarla perché ho sempre detto che la Juventus non avrebbe dovuto cedere Rugani, ho sempre detto che Rugani per me poteva avere margini di miglioramento molto elevati, ancora oggi credo che possa avere margini di miglioramento molto elevati, cioè non vorrei ritrovarmi tra 2 o 3 anni come uno dei difensori cardini del panorama europeo. Ma ragazzi, l'offerta che arriva dal Chelsea credo potrebbe far vacillare quasi chiunque. 55 milioni di euro. Si era partiti da una base di 40, ragazzi. Si era saliti a 45, la Juventus chiedeva 50, poi 50 sì, 59. Ora il Chelsea rompe l'indugio e va con un'offerta da 55 milioni di euro autorizzata da Abramovic, firmata da Maurizio Sarri. Sarri vuole proprio Rugani. A corte, perché comunque Rugani lo considera appunto uno dei difensori più promettenti del panorama non solo europeo ma internazionale dal punto di vista calcistico e quindi lo vorrebbe nel suo Chelsea. Non è escluso tra l'altro che lo utilizzi subito da titolare al fianco di Azpilicueta perché Sarri ha fatto capire di non gradire molto David Luiz che infatti è in partenza, speriamo che non ce lo ritroviamo noi. Detto questo, ragazzi, che cosa posso dire? Sicuramente è una situazione che veramente fa ha del paradossale, nel senso, voglio ripeterlo perché forse non avete capito, 55 milioni di euro per un ragazzo di 24 anni che alla Juventus attualmente occupa il ruolo di riserva. Saremmo dei folli a rifiutare un'offerta del genere, a patto che appunto il buco venga tappato da qualcuno, senza fare nomi, che sia Bonucci, Godin oppure un altro difensore, inutile che faccio nomi, tanto sapete già di chi parlo, perciò ho detto inutile fare nomi. Ed è appunto fondamentale questa cosa. Per me Rugani, ripeto, io l'avrei tenuto, nel senso non ho visto, come dite voi, un Rugani mostruoso in questi anni, ma non ho visto nemmeno un Rugani disastroso. Alcuni parlano di Rugani come se fosse Boom Song, non so quanti di voi se lo ricordano, Robert Kovacs, oppure non lo so, quel disastro ambulante di Grigera, cioè io non ricordo amnesie difensive da parte di Rugani, però comunque devo dire che per un ragazzo che in 3 anni ha ricoperto sempre il ruolo di riserva e l'ha ricoperto bene, perché per me Rugani veramente si è comportato bene in questi 3 anni, 55 milioni di euro sono tanti, ragazzi. Per un difensore centrale già sono tanti, per un difensore centrale di 25 anni sono tantissimi, per un difensore centrale di 25 anni che fa la riserva è una mole enorme di soldi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi.